Oggi il Centro Sportivo Italiano e Federlegno Arredo si sono incontrati, si incontrano per iniziare a conoscersi e a studiare un percorso comune che dovesse, diciamo, in futuro dare risultati, porterà alla creazione di nuovi centri sportivi collegati alle parrocchie e agli oratori italiani utilizzando prevalentemente il legno. Però questo comporterà anche, come dire, una strategia di marketing e di comunicazione. Quali potrebbero essere i passaggi secondo lei? Il vero problema è proprio quello della conoscenza. La relazione tra queste due realtà molto importanti, sicuramente Federlegno per i numeri e CSI per la presenza radicale e anche capillare sul territorio, deve dare per scontato l'aspetto della conoscenza, ecco, delle opportunità che questi due soggetti possono mettere in campo. Quindi un lavoro capillare sia di conoscenza dell'esistente, delle problematiche, delle necessità del territorio che faremo attraverso i nostri comitati territoriali, sono 140 in tutta Italia. Attraverso le nostre 15.000 associazioni sportive e il nostro milione di tesserati, quindi insomma un numero notevole che potrà darci riferimenti importanti, ci consentirà non solo di capire l'esigenza, ma anche di monitorarne la conoscenza, ecco, che è veramente, noi siamo sicuri di questo, molto molto superficiale. Cioè hanno bisogno ma non sanno a chi rivolgersi per dare una risposta alle loro necessità. Io credo che questa collaborazione con Federlegno, quindi attraverso non solo una campagna nazionale, attraverso i mezzi di comunicazione importanti che ha l'associazione e che ha Federlegno, ma attraverso proprio questa forte comunicatività locale potrà consentire di dare una risposta a un bisogno che è già latente. Ecco, quindi credo che anche le associazioni affiliate al CSI e le imprese affiliate a Federlegno potranno trovare un'importante collaborazione e giovamento da questa iniziativa di partnership che secondo me ci svilupperà molto bene nel prossimo futuro. È evidente che il 2013 sarà l'anno cruciale per questo sviluppo di attività.